Ciao, ciao a tutti, bentornati e benvenuti sul canale. Non siete a casa di Babbo Natale, ma siete a casa della Eli. E siccome ha trovato al Tigotà questo bellissimo cerchietto, ha pensato, nonostante i suoi 52 anni, di indossarlo per i video Mi preparo con voi. Oggi sono veramente molto, molto emozionata ed anche un po' agitata, lo devo ammettere, perché saremo in compagnia di Meli Made in Sud. Allora, abbiamo deciso, ci siamo sentite in questi giorni per fare qualcosa insieme e abbiamo pensato di fare un video, Mi preparo con voi, sul Natale, su un trucco natalizio, grazie anche all'acquisto della palette Delicious Cake Palette di Pupa che abbiamo acquistato, o meglio, io ho acquistato, lei ha visto il video, le è piaciuta e l'ha acquistata anche lei. Questa bellissima palette che io ho provato una sola volta per non fare una magra figura nel truccarmi. Allora, così riderete non per le mie performance, ma per il mio cerchietto natalizio. Adesso avvicinerò un po' la telecamera in modo che potrete vedere più da vicino i miei pastrocchi. Io ringrazio Meli per questa registrazione in compagnia, perché è una ragazza che, una ragazza, cioè ragazzi, è una ragazza perché è giovane, giovanissima, una bellissima donna del sud che io amo tantissimo. Le donne del sud per me sono delle donne simpatiche, gioiose, allegre, accoglienti e secondo me lei rispecchia tutte queste caratteristiche. L'ho conosciuta all'inizio del mio, così, del mio cammino per quello che riguarda i video di Cosmesi, di Svuota la spesa, insomma, di tutte queste bellissime cose. Se non la conoscete, ma penso sia impossibile, comunque giù nell'info box trovate il link al suo canale e il link del video gemello al mio. E abbiamo pensato così di tenervi un po' di compagnia gioiosamente in questo dicembre che inizia con l'aprirsi su tutte le feste. Per me dicembre è un mese ricco di festeggiamenti perché domani il 4 dicembre il mio papà avrebbe compiuto gli anni, il 17 dicembre compie gli anni il Mauri. Poi vabbè, c'è l'Immacolata, c'è il Natale, quindi è ricco veramente di momenti gioiosi e ultimamente anche un po' così malinconici perché ci ricorda che insomma tante persone non ci sono più, almeno per me. E quindi il Natale, che era una festa dove a casa mia c'erano 14, 15, 16 persone, si è veramente molto ridotto, ma siamo comunque sempre noi, abbiamo la nostra famiglia, abbiamo i nostri affetti e godiamoci un po' quello che ci rimane così in allegria e con anche un gioioso ricordo, no? Perché sono i momenti delle feste, sono un po' anche i momenti per ricordare in maniera sempre gioiosa chi non c'è più con noi. Ma bando alle ciance, iniziamo. Questo Mi preparo con voi. Vi ricordo, come ho detto, che tutti i link dei prodotti che userò li lascio in info box e vi lascerò in info box anche tutti i riferimenti al canale di Meli e al suo video. Adesso facciamo la seria, avviciniamo la telecamera e iniziamo. Toglierò gli occhiali, quindi non vedrò assolutamente una cippa. Vediamo, vediamo, vediamo. Dopo. Allora, togliamoci gli occhiali. Io ho già fatto la mia skincare, mamma mia che facciona da Babbo Natale. Perfetto, il cerchietto che ho indossato. Probabilmente suonerà il campanello perché sto aspettando un pacco da Amazon. E al massimo ci interromperemo, ma vabbè, è così, insomma, la vita è piena anche di suonate di campanello. E ho fatto appunto la mia skincare, ho messo sulle palpebre questo primer. L'altra volta mi sono accorta che ho detto prime, che non c'entra un cacchio, però questo primer per gli occhi di Astra, con il quale mi sto trovando veramente molto bene. L'ho messo prima così l'ho lasciato un attimo asciugare e iniziamo le danze. Allora, come prima cosa utilizzo il mio correttore di Clio Makeup che mi piace tantissimo. Qua c'ho tutti i pennelli, alcuni puliti, alcuni sporchi perché li ho utilizzati per questo trucco, non li ho lavati perché
non ci ho avuto tempo. E iniziamo. Prendiamo il mio specchietto, spero che voi riusciate a vedermi abbastanza bene. E lo mettiamo un po' sulle occhiaie, un po' qua, un po' là. Allora, voi avete già iniziato a comprare i regalini di Natale? Allora, io per le amiche direi che ho fatto tutto. Per i miei familiari non ancora, ma ho ben presente cosa voglio regalare. Allora, il mio pennellino scamuzzo che però funziona bene. Per questo correttore, se l'avete o se lo volete comprare, vi consiglio di andare a spalmarlo subito, altrimenti si secca e non riuscite più a stenderlo bene. Qui in questi giorni a Lecco fa un freddo becco. Speravo che arrivasse un po' di neve, ma mannaggia, no. E vabbè, ormai la neve ai tempi quando ero piccolina io, scusate, ma io devo fare per forza così. Ok, spero di averlo steso bene. Che brutto non vederci, ragazzi. Allora, io gli occhiali li ho sempre portati fin da bambina. Quando facevano gli screening alle scuole elementari, in prima elementare, si sono accorti che io non vedevo. Poi ho messo per un po' di anni le lenti a contatto e in gravidanza poi non sono più riuscita a metterle e quindi ho desistito. Adesso, poiché non ci vedo né da lontano né da vicino né in mezzo, e non posso più metterle. O meglio, potrei mettere, ma poi dovrei avere sempre un occhiale di scorta e assolutamente no. Ok, correttore messo. Come base sto utilizzando questo che è un siero performante di L'Oreal all'acido ialuronico, che ha una coprenza molto leggera. Abbastanza, cioè tiene abbastanza bene il lucido, mi piace perché non è coprente e mi dà quel giusto colore alla pelle, non da fondotinta. Allora io mi guardo nello specchio grande, ne metto davvero pochissimo e poi al massimo lo aggiungiamo. Mi piace, l'ho trovato su Notino in sconto e l'ho preso. Allora, per stendere, pennello, 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 stendo con questo pennello di Freyara che mi piace tantissimo e poi se serve aggiungiamo. Avete già pensato al menù di Natale? Allora, noi dovremmo fare il coniglio come carne perché Pietro dovrebbe portarmi due suoi conigli. E poi pensavo come primo, domani farò la prova, ad una lasagna con la pasta verde che non ho utilizzato domenica scorsa perché ho fatto un'altra roba quando c'era mia suocera a cena, cioè a pranzo, e volevo fare una lasagna con salsiccia verza, una roba molto leggera, salsiccia verza besciamel e un formaggio un po' saporito. Allora, ne aggiungo solo un cicinino. Mi piace perché ha una coprenza leggera e mi dà un effetto naturale sulla pelle, un po' sul naso. Lo spantego, da noi si dice così, adesso lo chiudiamo un po' su tutto il viso. Che brutto non vederci, ragazzi. E niente, non ce la faccio con una mano sola. Cioè, ma si può. Allora, perfetto, è perfetto, lo dico io, perfetto. E quindi pensavo appunto di fare una cosa del genere. Poi ci sarà mia mamma che farà i soliti antipasti, che ormai è la tradizione che li prepara lei. A mia suocera chiederò di preparare l'insalata russa che la fa buonissima. E perfetto. Allora, vado a dare una passata veloce con la mia cipria che ormai è scavata di Clinique, una cipria opacizzante
leggermente colorata, che non so neanche se esista ancora perché è da tantissimo che ce l'ho, ma è ancora buona. E mi piace. Oggi sono qui in cucina perché sono a casa da sola. Mattia è al lavoro, Paolo è uscito con Cody, la luce è a scuola e quindi ho pensato che la luce potrebbe anche essere buona. Così tanto tempo è brutto e sia sopra che sotto la luce non c'è. Bene. Allora, poi utilizzo per fare un po' di tridimensionalità il mio Matte Monoi di Physician Formula, che mi piace tantissimo. È un bronzer che ho acquistato qualche tempo fa, ma ho utilizzato solo adesso. Mi piace un sacco e lo vado a mettere col mio pennellone. Questi pennelli mi piacciono tantissimo, sono di EcoTools, sono dei primi pennelli che avevo comprato. Vediamo un po' di colore, anche se io non è che ne ho tantissimo bisogno, perché poi voi vedete che spara, ma io non sono così colorata come nella videocamera, però vabbè, il colore, la luce è quella che è, insomma, ragazzi. Allora, sono contenta di fare questo video con Mili perché è una donna che apprezzo tantissimo, la trovo molto vera, molto naturale. Adoro tantissimo quando lei inizia a parlare, cioè ha questo intercalare del suo dialetto che io non capisco una cippa, perché insomma i dialetti sono quasi come una lingua straniera. Io il dialetto è una lingua che apprezzo tantissimo, che voglio mantenere, e infatti anche con Paolo spesso noi parliamo nel nostro dialetto. I miei genitori con me hanno sempre parlato in dialetto, eh. Mettiamolo anche un po' qua sotto. Hanno sempre parlato in dialetto, mi piace tantissimo. I miei figli hanno imparato il dialetto sentendo appunto i nonni, e anche adesso ogni tanto qualche parolina in dialetto la diciamo anche con loro, e loro lo comprendono benissimo. Tutti dovrebbero mantenere, cercare di mantenere il dialetto perché è davvero patrimonio dell'umanità, secondo me. Allora, a voi sembro coloratissima, ma io nello specchio non mi vedo colorata, poi vedremo come sarà, perché poi c'ho anche la ring light che mi spara in faccia. Dopo magari proviamo a spegnerla per l'effetto finale. Comunque, perfetto, a me sembra che così vada bene, non esageriamo, altrimenti sembro un albero di Natale. E direi che è il caso di utilizzare questo bellissimo blush colore meringa, che ha un profumo delizioso. Allora, che pennello usiamo? Usiamo questo pennello. Allora, io blush sto sempre attenta a metterlo perché, a parte che questo è abbastanza scrivente, e guardate, ne ho messo proprio una puntina, ma perché poi sembra, quando mi arriva la scalmana della menopausa, cioè veramente mi arrosso che sembro una bella contadinella che torna dalla campagna. Ok. Ok, sono già in stile Mamma Natale, mi piace. Perfetto. Bene. E visto che ci siamo, facciamo anche, qua mettiamo io questo pennello, l'illuminante sempre di Pupa. Questo illuminante mi piace perché non è molto evidente. A me non piacciono gli illuminanti che ti fanno illuminare troppo, nel senso che il mio viso non ha bisogno di essere illuminato perché si illumina di immenso già di suo. E però con il non lo vedo. Vado con le dita. Vedete? E lo picchietto. Allora, io lo metto solo sulle guance. Sul naso non è il caso, come dico sempre, perché il mio naso è già abbastanza evidente. Però vedete che si vede. Poi ragazzi, ha un profumo di torta che è una meraviglia. Allora, un po' lì, un po' qua. Speriamo
spero che lo vediate, sì, si vede bene. La fronte non è il caso, il naso non è in caso. Facciamoci ancora, facciamo così adesso col pennello, ci diamo una sberluccicata e direi che come base siamo a posto. Pietro doveva scendere questo weekend, ma deve fare il recinto per le pecore. Ragazzi, lui lavora. Che fatica essere genitori. Quando i figli sono piccoli, i problemi sono piccoli e sono problemi di organizzazione. Quando i figli sono grandi e giustamente hanno la testa per decidere e non fanno quello che voi avete in mente, è veramente molto, molto difficile. Iniziamo ora con la nostra palette. Allora, vado con il colore bianco per mattizzare un po'. Uso questo specchietto, sì, ce la faccio, vediamo. Perfetto. Sono molto burrosi, eh? Non spolverano per niente, ma proprio per niente. Vedete che già. Poi lo stendo un po' con le dita. Allora, il mio sarà un trucco basico, penso che io non sono capace di fare smoky. A parte che smoky e quant'altro sul mio occhio non vengono bene perché praticamente lo smoky si dice, ecco, il mio occhio lo fa da solo perché se metto qualcosa nella rima inferiore, siete sicuri ragazzi che arrivo a sera che ho l'effetto panda, quindi non è il caso di far spaventare le persone, faccio quello che la mia età mi consente, ovviamente, non bisogna mai esagerare a mio parere. Io vedo dei trucchi bellissimi, ma lo vedo su ragazze davvero giovani e su di loro stanno benissimo, su di me sarebbero veramente ridicoli. E quindi io, siccome appunto, cioè, poi ho l'occhio con la palpebra calante, come quello di mio papà, e una volta la palpebra stava su e adesso la palpebra cala, mi cala la palpebra, come diceva una pubblicità. E quindi evito. Perfetto. Ora vado con questo colore che io non mi ricordo i nomi e non li so. Questo che è un color cappuccino, nocciola cappuccino. E vado nella piega. E già il colore si vede, spero, perché io ragazzi non vi vedo. Cioè, nello specchietto mi vedo e quindi va bene. Vado proprio fino alla fine. Devo tamponare perché sennò sul mio occhio fa macchia. Non perché il prodotto non sia buono, ma perché il mio occhio è vintage. Allora, già la sfumatura. Si nota? Mamma mia. E vado sull'altro occhio. Allora, vi stavo dicendo che, cioè vi volevo dire che settimana prossima, quando ci sarà il ponte dell'Immacolata, noi chiudiamo come azienda per fortuna e io e la mia amica Lella avevamo intenzione di andare a Milano per fare un pomeriggio, una mattinata shoppingosa, è giusto, è uguale, sì. Dopo togliamo gli eccessi con la spugnetta e volevamo andare da Zara, ovviamente, da Primark e da Tiger. Secondo voi come ne usciremo? Io ho proposto a Ella di portare un trolley, che secondo me non è una brutta idea, eh? Vediamo, perché poi la luce di lì mi sbatte, secondo me ne serve ancora un po' qua. Vedremo. Ok, mi sembra abbastanza uguale, va bene, dai.
sono una mamma Natale casalinga, quindi va bene così. Ok, si vede. Poi andrei con questo color biscotto con dentro delle sfumature, però non lo vado a mettere col dito al momento, ma lo metto con il pennello e uso questo pennello. Vediamo se c'è questo qua che è un po' più piccolo e un po' più denso. Ok. Coloro la palpebra mobile, si dice così. Ed è già un effetto molto festivo, mi piace tantissimo questa palette, a parte il profumo che quando stendete sembra di essere in una pasticceria. Molto bello. E vado anche un po' qua a dare un po' di sfumatura. Ullala, che meraviglia. Io non vi vedo, non vi vedo e non vi vedo. Speriamo che Amazon arrivi. Adesso metto gli occhiali per capire cosa sto facendo, ragazzi. Ah, che brutto non vederci. Allora, mi sembra istessa, più o meno. Ok? Forse di qua è un po' meno intenso. Adesso metto gli occhiali. Bello. Bello, bello, bello. Molto biscottoso, dopo qua correggiamo. Mamma mia, che profumo che ha. Allontaniamo un attimo. Ok, mi sembra un po' meno intenso di qua. Ok, sono molto scriventi, ma non troppo. Adesso metto gli occhiali. Che non vedo un cacchio. Vabbè, con gli occhiali ovviamente. Vabbè, però mi piace. Anche perché io non sono una da trucchi troppo appariscenti. E ora, con il dito, prendiamo questa meraviglia. Ditemi voi se non è fantastico. E andiamo. Oh, all'allero! Ragazzi, che bello! Mi piace. Che luce. Cosa ne dite? Palettina super sciccosa. Ecco io. Molto molto bella. Sto facendo le cose uguali, sì, più o meno. Non abbonderei. Ecco, non mi sono portata le salviettine, sono un'oca, vabbè. Fa niente. Allora, sono diventata tutta Maria. Mega colorata, ragazzi. Adesso vado a lavarmi le mani, però. Interrompo un secondo per andare a lavarmi le Eccomi. Allora, adesso vado con il pennello che ho usato prima con il marrone e cerco di sfumare un attimino per rendere tutto un po' omogeneo. Mi piace tanto. Molto, molto festivo. È anche molto caldo. Io ho fatto la scuola di
Liceo artistico, ma faccio anche fatica a riconoscere, cioè. Ok. Direi che ci siamo. Poi, con un pennellino, con piatto con le setole così, vado a prendere il marrone biscotto e faccio una sorta di eyeliner solo qua in fondo. Mi vedete? Lo porto anche un po' nella piega. Ok, e faccio la stessa cosa di là. Con l'occhio vintage bisogna stare un po' attenti perché poi va tutto nelle pieghette e non è che sta molto bene, almeno a me non piace. Già così. No, mi sembra che gli occhi abbiano una bella profondità. Vediamo se faccio un po' di... Passo proprio qua sotto, sulle ciglia della rima inferiore, ma leggero, leggero perché poi sennò mi cade tutto e non mi piace. Ok. Devo tenere la bocca chiusa, devo ricordarmi. Allora, non hanno spolverato, io non vedo fallout, anche perché non ci vedo. Però mi sembra che tengano abbastanza bene. Ecco, perché poi vedete la mia palpebra cala e quindi verrebbe in giù, non ha quel bel segno che va in su. Io direi che così possiamo essere a posto. Allora, come ultima cosa, prendo ancora un po' di bianco con un pennellino pulito e vado a dare una leggera luce all'interno dell'occhio, non tanto perché non mi piace. E un po' sopra la palpebra per armonizzare il tutto, così mi piace. Non so cosa vedete voi, ma quello che vedo io mi piace. Rifacciamo la stessa cosa di là. Scusatemi, ma io mi dimentico sempre che... Ok. Vedete bene? Mazza che occhioni. Ora, direi che con gli occhi... Poi mettiamo il mascara e abbiamo finito. Sopracciglia, le pettino velocemente e intensifico un pochettino il tratto dei peletti. Oddio, quasi finita. Sempre con la mia matita di Physician Formula, sto utilizzando dei prodotti di Physician Formula che mi piacciono da me. È Amazon, vado e torno. Non era Amazon, era la posta con il pacco di Shein, il mio primo acquisto. Ho letto alcune polemiche in questi giorni, io però avevo acquistato prima delle polemiche, ritorniamo alle nostre sopracciglia, quindi probabilmente suonerà anche Amazon e saremo interrotti ancora. Però abbiamo quasi finito, eh? Ok.
Perfetto. Chiudiamo. È proprio finita. La dovrò riprendere. Mascara, ovvero il rimmel. Mi sto trovando benissimo con questo qua di Yves Rocher. Mi piace tantissimo. Chiudiamo la bocca. Ecco, anche sulle ciglia a me piace un effetto molto naturale. Anche perché da giovane le avevo molto più lunghe, molto più piene. Ma non metto mascara sulle ciglia inferiori, perché quando ho gli occhiali mi dà fastidio. Perché vedo come se avessi dei ragnetti sotto. Direi che può andar bene. E vi stavo dicendo che ho comprato alcune cosine su Shein. Io non ho mai comprato, so che tante si trovano bene, qualcuno si trova male. Non voglio entrare nelle polemiche e non ne faccio, non è YouTube il posto per polemizzare. Dopo aprirò il pacchetto. Ho comprato sia dei trucchi che dei vestiti, ma principalmente maglie. È un gilet e un cardigan, vabbè. Ok, a me sembra che ci siamo. Sta piovendo, sono uscita e sta piovendo. Completiamo il trucco con questo meraviglioso rossetto sempre della linea di Pupa, che è più un balsamo colorato con gli sberluccichi. Stavo controllando di avere. Un'amica sul canale mi aveva detto che non sberluccicava, e qua le mie labbra, ragazzi, con tutte, è morbidissimo. È vero, non è moltissimo sberluccicoso, è lucido, ma i brillantini sono molto molto. Ma vediamo se faccio una stupidata a passare. Dove avevo preso il correttore, vediamo, sulle labbra qua, perché le mie cicatrici da febbre, io ragazzi da adolescente ho fatto tante di quelle febbri, ne avevo anche 7-8, ero molto debole ai tempi. Dunque, a me sembra di aver finito. Adesso sciolgo le trecce ai cavalli, ballano. Mi spruzzo per mantenere un po' di più il trucco il mio fissatore di Elf, che mi piace tantissimo. Lo spruzzo sulla parte degli occhi. Ok. Sciogliamo in diretta, track, le trecce ai cavalli. Potrei andare bene. Ci spruzziamo il profumo del giorno, che è Rare Gold di Avon. Avon è un'altra casa
un altro brand che io utilizzavo da giovane, che la mia mamma utilizzava tanto da giovane, che però non ho mai approfondito, e devo dire che come profumi mi piace un sacco, quindi poi ve lo descriverò meglio in un video dei profumi. È un profumo che mi fa sentire femminile, sicura di me stessa. Adesso mettiamo anche gli occhiali, che così vediamo a che punto siamo arrivati. Allora, mi avvicino. Il trucco è questo. Si vede? Spero di sì. Ok, mi piace. I capelli stanno crescendo, devo rifarmi anche la ricrescita, ma... Ebbene, ragazzi e ragazze, questo è il trucco fatto con la mia palette e altre aggiunte della linea di Natale di Pupa. Mi piace tantissimo tutto, spero che sia piaciuto anche a voi, soprattutto perché siamo stati in compagnia e non per le tecniche che non ci sono in questa performance. Ringrazio davvero Meli per questa così registrazione in compagnia, spero che ci sia ancora l'occasione di registrare qualche video con lei, perché mi farebbe davvero molto piacere. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in questo sabato uggioso e di pioggia, almeno qui al nord, e vi aspetto in un prossimo video. Davvero ancora tanti, 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 tanti grazie, tanti, tanti, tantissimi baci e a presto. Ah, mi sono dimenticata. Guardate, blu con il fiocchettino, fiocco di neve. Mi piace un sacco. E con questa ultima chicca natalizia vi saluto e vi auguro una buona giornata. E grazie a tutti.